Poker Tips di oggi riguarda soprattutto quello che è il gioco live, e quando parliamo di gioco live non possiamo che prendere in considerazione il nostro Marco della Tomosina, esperto, vincente, giocatore già dai tempi, noi siamo purtroppo di una certa, come si suol dire, quindi ce l'abbiamo. Quello di cui vi vogliamo raccontare oggi è come prendere, tra virgolette, appunti quei giocatori live che ci troviamo di fianco al nostro tavolo. Tu ovviamente avrai le tue strategie di gioco per prendere informazioni dei giocatori. Allora, innanzitutto bisogna essere dei bravi fisionomisti, perché col tempo cambiamo e quindi bisogna ricordarsi di tante persone, nel senso, è brutto fotografarli, sta male, allora bisogna cercare di ricordarseli e quindi immagazzinare, diciamo, memoria e cercare di avere appunti su giocatori che vediamo live. I giocatori nuovi è sempre, diciamo, un buon requisito il fatto che se non sono troppo giovani tenderanno ad avere un gioco meno aggressivo, più curioso e tutte queste situazioni qua. E comunque, diciamo, nel lungo periodo la fase proprio più complicata è quella di non perdere le informazioni che hai acquisito poi avendole viste nel corso del tempo. Infatti, vedi, sì, questa è la parte più difficile. Qual è il giocatore, prima di tutto, a cui fare attenzione? No, sappiamo che quello a sinistra e a destra probabilmente sono i primi a cui porre più attenzione. Esatto, sì, sono appunto i giocatori più vicini, quelli a porre più attenzione, soprattutto a cash game, ma comunque bisogna cercare sempre di individuare l'elemento più significativo, no? Ad esempio il francese che magari è arrivato in Liguria o cose del genere, ma entra proprio di esperto il super direttore generale Cristian Scala, tournament director, perché siamo a Sanremo, solo per quello è un sanremese acquisito, non è locale verace, eh? Tengo, perché non sarà mica detto. Sì, no, io non sono sì, di qua. Sono di qua. Di base. Esatto, esatto. Buongiorno. Grazie. Complimenti ovviamente a Christian Caster sul WPT, che sta andando benissimo, la grandissima. E invece dal punto di vista di flow, qual è? C'è una cosa, una caratteristica che, da cui si riconosce subito se è un giocatore all'uso, no? Cioè le size, per esempio. Esatto. Cioè sparare size enormi. Allora, size enormi, quello di solito indica inesperienza, no? Quindi quello è un giocatore importante da identificare, perché più che il fatto dell'errore della mano stessa, è il fatto che lui non è confidence al tavolo e quindi sicuramente alla lunga farà più errori degli altri. Infatti, secondo me, al cash game la parte importante è quella di cercare sempre di ridurre gli errori rispetto ai tuoi avversari. Tutto lì, poi alla fine è questo qua la cosa, il senso, no? E soprattutto, come diciamo spesso, ucciderli a colpi di fold. Fold, sì, infatti, cercare di lanciare le carte fortissime addosso e diciamo aspettare che si arrabbino. Seguite questo consiglio. Una bella strategia quella. Grazie, Marco, intanto.